La nostra rubrica Due Minuti Con oggi gioca in casa qui a San Marco perché abbiamo come ospite Ottavio Cestonaro, atleta della nazionale di atletica leggera, specialista nel salto in lungo e nel salto triplo, nel quale è campionessa europea under 20 e diverse volte campionessa italiana. Ottavio la conosciamo perché purtroppo nella sua carriera atletica ha avuto qualche piccolo infortunio, sempre risolto nel migliore dei modi. Quindi Ottavio, la prima domanda viene spontanea. Quali sono secondo te le caratteristiche per poter uscire da un infortunio nel migliore dei modi? Sicuramente rivolgersi a un personale medico e fisioterapico altamente qualificato. Infatti il primo step è quello di rivolgersi ad un medico in grado di fare una diagnosi appropriata, ossia di capire quale sia il problema o l'infortunio che abbiamo riscontrato. A questo punto il medico ci darà delle tempistiche che noi dovremmo rispettare e assolutamente non accelerare, in modo tale da non rischiare di ricadere nel problema. E in questo senso poi noi ci affidiamo al personale e quindi a terapisti e a fisioterapisti che ci andranno a consigliare esercizi e terapie da svolgere sia all'interno del centro e quindi nelle sedute vere e proprie che andremo a svolgere con loro, sia poi quando torneremo a casa. Quindi un bagaglio di esercizi che noi dobbiamo ricordare e poi andare ad affrontare anche da soli una volta che torneremo a casa per continuare il lavoro di recupero. Tu giustamente hai parlato di esercizi da far per casa che devono essere appunto insegnati dal terapista. Come ben sai, il nostro motto qui a San Marco è educati a star bene. Quali sono secondo te le informazioni e quindi gli insegnamenti che hai potuto ricevere nel lavoro qui con noi? Primo fra tutti ho capito l'importanza della percezione. Questo termine percezione è molto importante anche per noi atleti, in quanto significa saper sentire il proprio corpo e saper ascoltare il proprio corpo quando si compiono dei movimenti. In questo senso capire quali sono gli esercizi, come fare gli esercizi e il perché è fondamentale. Ma soprattutto è fondamentale andare a lavorare con dei professionisti che riescano a trovare una strada giusta e soggettiva, nel senso fatta su misura per noi, in quanto non siamo tutti uguali e quindi, ad esempio, nel mio caso, che sono una saltatrice di triplo e vado a sollecitare in modo notevole alcune articolazioni, fra cui le caviglie, le ginocchia e le anche, io, grazie ai professionisti del Centro San Marco, ho capito quali sono i miei punti deboli e i miei punti quindi su cui lavorare in modo specifico, che però sono diversi da quelli di un'altra persona. In questo senso poi io ho fatto mio esercizi specifici e ho capito quanto sia fondamentale continuare ad andare a svolgere certi lavori anche nel momento in cui sto bene, in quanto è facile, diciamo, lavorare nel momento in cui c'è un problema e poi è altrettanto facile andarsi a dimenticare di questi problemi o comunque di lavorare sui nostri punti deboli quando si sta bene. In realtà è fondamentale che questi esercizi continuino ad essere fatti anche quando apparentemente si sta bene, in quanto noi atleti soprattutto riceviamo sollecitazioni veramente importanti che vanno riequilibrate per poter star bene. E quindi Ottavia, per concludere, ti senti di dare un messaggio, un consiglio a chi come te fa sport in maniera agonistica o magari a livello amatoriale o chi semplicemente svolge delle attività durante il tempo libero? Sì, sicuramente il mio consiglio è quello di continuare a praticare, a fare sport, praticare attività motoria, a muoversi, fatelo all'aperto, dentro le palestre, come e quando volete. Però mi sento di dirvi che come tutte le cose e va fatto con un senso, quindi capire cosa fare, quando farlo e come farlo è fondamentale. Anche in questo caso vi consiglio di rivolgervi a dei professionisti, quindi degli esperti nel settore che possano costruire per voi un progetto e quindi un percorso specifico. Veramente ci tengo a sottolineare l'importanza della specificità nel lavoro, sia quando si svolge attività fisica, sia quando si hanno dei piccoli problemi. Quindi affidatevi a persone che capiscano chi siete, di cosa avete bisogno e che vadano a lavorare per voi nello specifico. Bene, Ottavio, noi ti ringraziamo e ti facciamo il più grande in bocca al lupo per tutte quelle che sono le tue attività di quest'estate. Grazie, io ci tenevo veramente a portare la mia esperienza in quanto qui al Centro San Marco mi sono trovata davvero bene, è stata un'esperienza
positiva e gratificante, in quanto alla professionalità si unisce la passione e la voglia di vedere i pazienti e chiunque passi per questo splendido centro uscire nel minor tempo possibile e con un sorriso e quindi stando bene veramente. Grazie mille e di nuovo in bocca al lupo da parte di tutti.